prossimo. Dunque, stamattina, come mia moglie è andata fuori, ciao vecchio, sbrigati, alzati. Mi sono spaventato. Dove va? Ah, portiamo la testa. Voce. Bene. Voce. Più vicino. Grazie. Non essere emozionato. Io sono veramente commosso. Commosso per tante ragioni. Prima di tutto per l'ospitalità, l'accoglienza che mi avete fatto. Naturalmente dovrei cominciare il ringraziamento a tutti quanti. Io ho cominciato già il comunicato a Pasquetta, il nostro mio cuorino, il comandante, abbiamo fatto un altro ringraziamento, perché lui si era sopravvissuto di un crash. E l'aeroplano purtroppo è distrutto, però lui si è salvato. Adesso facciamo un ringraziamento, io faccio un ringraziamento ai signori là in su, ai miei amici. Hai visto qua, il nonnino più bello? E il ringraziamento per tutti quanti, soprattutto a Giancarlo che mi ha fatto questa sorpresa in questo posto nobiliare, diciamo, così, no? Veramente mi ha fatto piacere. E cosa volevo dire? Volevo dire che non so se voi ricordate dall'ordine cavalleresco, il cavalleresco di Bologna, nel XIII secolo, negli anni 1300, che si chiamavano i frati gaudenti. E questi frati cosa potevano fare? Potevano avere la famiglia, potevano stare a casa, no? Io chiamerei adesso voi, i miei amici gaudenti. Amici, studenti, gaudenti, e veramente mi potrei ringraziare tutti quanti. Vorrei fare qualcosa molto, molto strettamente. Quando sono arrivato in Italia nel 56, quasi 60 anni fa, la prima famiglia che io sono arrivato in Italia, a Padova, dal campo dei profughi d'Austria, fine novembre. Un nostro amico studente universitario trentino, Franco Pedrotti, che adesso è professore in Milano e tutta Europa, è conosciuto anzi quasi tutto il mondo, lui doveva essere presente oggi, fa una conferenza a Parigi. E questo studente ci ha portato su a Trento per Natale e mi ha fatto conoscere una famiglia eccezionale. Io sono andato su in due, io e il professor Pinter, che è diventato Pinter-Larsson. Io sono stato ospite di una famiglia, del dottor Valenti, che era allora vice provveditore di Trento, e mi ha ospitato a casa sua. E questa amicizia tuttora dura, fate conto che lui in questo momento ha 104 anni e le sue figlie sono qua, Delia e Sandra, e date un applauso. Allora loro avevano 7-8 anni, andavano a scuola elementare e ricordi spettacolari, perché ci conosciamo ormai da quasi 60 anni, 59 anni, e ricordo che il primo aprile io andavo in centro di Trento e dietro era attaccato sulla mia schiena un pesciolone per pesce d'aprile, no? Ecco, Dario, io vorrei consegnare a te, Sandra, per papà, per dottor Valenti, un libro che ha fatto nostro giornalista Pio Dalcin. Bravo Pio! E qua c'è il libro che ha scritto lui, pieno di fotografie di Codogni. E vedete, Codogni è cuore Veneto. E qua c'è una dedizione, apri per favore Giancarlo. Vedi? No, qua la prima pagina, no? E dice al dottor Antonio Valenti con grande stima. Questo è tuo, e qua c'è, e si parlano, e io parlo all'università del 50° anniversario della rivoluzione ungherese che partecipò, e la troverai anche nel mio discorso, che parlo di voi perché veramente è stato un eccezionale questa amicizia che dura. Anche per noi. grazie. Sono la mia prima famiglia, poi dopo
E dopo naturalmente sono arrivato a Codogno, no? Quando mi hanno proposto, io prima di andare a Codogno, no? Invece era a Codogno, e sono arrivato a Codogno e era per caso, ho conosciuto mia moglie, Donata, e veramente mi vergogno di dirvi che il mio ringraziamento va soprattutto alla mia famiglia, perché l'ho trascurata, non ho mai fatto niente. Mi hanno sostenuto per la passione del volo. Io ricordo che quando ho ordinato il motoriante, Donato ha detto, ma cosa vuoi? Io pranzo, non è neanche la casa tua, cosa penserà la gente qua, no? E infatti uno dice, prendi il mio plano, perché chissà che ho plano. Invece non avevo ancora, dovevo una casa, dormivamo sopra al municipio. E lei, loro veramente hanno fatto tanto sacrificio, soprattutto mia moglie, perché io ho trascurato veramente la mia famiglia per la mia passione di volo. E questo va ringraziamento anche a Giancarlo e a tutti i miei amici, naturalmente, perché sapete come una situazione è di tutto, e purtroppo è così. Ma che colore hanno tolto della famiglia? O Giancarlo? Mia famiglia dove Donata, Alessio e Nicola. Avanti. E i fotografi chiedono, dai Nicola, vieni, perché è un po' timido Nicola, no? Anche lui pilota, per detto. E adesso quando Giancarlo ha organizzato un volo, siamo andati giù a Bari, Brindisi, adesso era con me. Ricordi Alessio? Vieni vicino a Giancarlo e la città. Ah, grazie. Ecco Marta, ecco un nipotino.